Buongiorno, la location non è sconosciuta, chi mi segue lo sa, sono in pausa pranzo, sono in ufficio e quindi ne approfitto per fare due chiacchiere. Stamattina mentre mi preparavo in sottofondo c'era il video di Eleonora Manni e li faccio i nomi e cognomi perché non penso che mai vedranno i miei video. C'era il video di Eleonora Manni che parlava degli aspetti negativi della maternità, di quanto sul web tutti dicano che la maternità è ciò che di più bello esista, che è tutto rose e fiori. Io avevo già affrontato l'argomento quest'estate con un post dove, avendo messo una foto con Bianca, avevo messo come didascalia una frase e più o meno il succo era questo: non è sempre bello. Ed è facile essere mamma, ci sono anche tanti giorni in cui è tanto difficile. Ecco, lei ha detto esattamente la stessa cosa. Lei è mamma da 4 mesi, della piccola Aurora, tra l'altro bellissima. E io mi sono rivista nelle sue parole. Lei ha avuto la fortuna, tra virgolette, di vivere lontana dal suo compagno solo per 3 mesi. Aurora da poco compiuto 4 mesi e il suo compagno è tornato a Roma a vivere con lei. Il mio percorso è stato differente, visto che Bianca tra pochissimi giorni compirà 13 mesi, quindi sono esattamente 13 mesi che mio marito invece è lontano. Chi mi segue su Instagram lo sa, molto spesso metto anche dei post dove lo ricordo, più che al mondo, a me stessa, di quanto manchi. Mi emoziono anche. Ecco, è bello anche questo. Ed è difficile, ed è tanto, tanto difficile. Abbiamo da poco ricevuto la notizia che è bellissima, una bellissima notizia, però che da gennaio lui si trasferirà. Rimane sempre in Lazio e questa è per me un sospiro perché io ne sono innamorata del Lazio, è un'altra zona, è una zona costiera, quindi vedremo anche questo lato, però è difficile crescere, è difficile soprattutto fare questo video. Allora, premesso che stramatizziamo, sono cancro e sono una persona estremamente sensibile. Penso che chi conosce un cancro lo sa. Io piango per qualsiasi cosa, ma soprattutto in questo periodo sono molto, molto suscettibile. È difficile crescere una bimba da soli. Perché poi può essere la mamma, può essere il papà, è indifferente. La difficoltà c'è nel portare avanti la crescita di un'altra persona da soli. Mio marito è fortissimo, è bravissimo quando c'è, quando c'è. Il problema è quando non c'è. Ed è stato un anno che mi ha messo alla prova tantissimo, perché io, allora lei ha fatto una scelta. Parlo sempre di Eleonora, ma scelta che è stata fatta anche da tante altre mamme che io seguo su YouTube, che io stimo ed apprezzo. Loro hanno scelto di abbandonare il lavoro, hanno scelto di non lavorare più. C'è anche Little Sneak, che è Martina, che ha fatto la stessa scelta. Tra l'altro lei vive a Monterotondo, che era vicinissimo a Passo Corese, dove siamo stati noi per 4 anni. Loro hanno scelto di abbandonare il lavoro. Io non ce l'ho fatta. Io non ce l'ho fatta. Qualcuno, anzi più di qualcuno, mi ha sempre riproverato la mia scelta perché 3 mesi dopo il parto io ero al lavoro, ero tornata al lavoro e nonostante il contratto precedente mi era stato interrotto per maternità, vabbè, questo è il discorso a parte che l'ho affrontato già in altri video, era stato interrotto il contratto precedente. Io dopo 3 mesi dalla nascita di Bianca non ce l'ho fatta, mi mancava troppo e il lavoro e sono tornata a lavorare. E però
Nel mio caso è stato quello la chiave di volta, e da quel momento che io mi sono ripresa perché avevo bisogno di riconquistare i miei spazi. Come dicono un po' tutte le mamme, i primi mesi sono difficili, io non ho mai voluto accentuarlo perché tutti mi dicevano non ti lamentare, non ti lamentare perché sei stata fortunatissima. Sono stata fortunatissima perché Bianca ha sempre dormito di notte, nel limite del possibile, ovvio, era comunque una bambina che ogni 3 ore si svegliava per i primi mesi, mangiava anche lei ogni 3 ore. Però già dalla sesta, settima settimana di vita Bianca ha iniziato a svegliarsi solo una volta la notte alle 3 precisa e poi si svegliava come tuttora alle 7. Quindi tutti mi dicevano non ti lamentare, non ti lamentare, questo non ti lamentare l'ho sempre visto come un non posso lamentarmi perché Bianca dorme, non ti lamentare perché Bianca mangia, Bianca no, non ha preso il mio sino, lo sapete tutte. Chi ha seguito un po' l'iter sull'alimentazione di Bianca l'avrà capito, Bianca è stata alimentata con il latte artificiale e questo sì mi ha aiutata da un lato perché io sapevo che ogni 3 ore le doveva mangiare, non era un continuo stare attaccata al seno, però è comunque pesante, cioè non è detto che perché lei ha dormito e mangiato per i primi mesi io stessi come una rosa. Calcolate che io tornata dall'ospedale non ho avuto mio marito al mio fianco perché purtroppo per fortuna, Bianca è nata, io lo dirò sempre, il giorno esatto del Black Friday e per il lavoro di mio marito era un periodo clou, quindi lui non ha potuto prendersi la paternità che gli spettava perché in realtà la sua azienda concede 6 settimane di paternità. Lui non le ha mai potute prendere queste 6 settimane di paternità perché è nata a cavallo tra il Black Friday e Natale. Assurdo. Quindi io tornata dall'ospedale sono stata 2 ore, e dico 2 ore con mio marito, poi mio marito è dovuto tornare al lavoro a Roma. Ecco, i primi giorni sono stati difficili. Io sono sempre stata abituata a dormire da sola e mi sono sempre... quando tutti, sia mia suocera, mia mamma, si sono offerte di dire vieni da noi, vieni a dormire da noi, mi sono sempre rifiutata, un po' per orgoglio. Questo video sarà pieno di tagli, un po' per orgoglio, un po' perché ero convinta di farcela da sola. In realtà ce l'ho fatta. Posso dire di essere fiera di avercela fatta da sola, sola, perché per un anno io ho dormito da sola, e mio marito stava lontano, tornava il weekend, quindi io per un anno ho dormito da sola con Bianca e già quello ce l'abbiamo fatta. E ho lavorato, sono riuscita a conciliare il lavoro. Lo dico perché qualcuno può dire sì, però tu sei aiutata a casa. Sì, c'è una persona che mi aiuta nelle pulizie a casa una volta a settimana, ma sapete bene che la casa non si pulisce una volta a settimana, soprattutto con dei neonati, soprattutto quando iniziano a gattonare, soprattutto quando sono così piccoli, non si pulisce la casa una volta a settimana. Però sì, lo ammetto, una volta a settimana sono aiutata da una persona nelle faccende domestiche, così. Chiariamo, è un mese che prima avevo anche una babysitter che mi aiutava quando io ero al lavoro con Bianca, ma è un mese che Bianca ha iniziato scuola da quando ha compiuto un anno, quindi anche questo possiamo sorvolare. Le abitudini che cambiano, le abitudini cambiano. Ed è penso la cosa più difficile da accettare. Lei giustamente diceva l'indipendenza che ti viene tolta. Prendo la macchina, vado al centro commerciale perché voglio farmi un giro. Non si può fare, soprattutto d'inverno con una bambina piccola, non lo puoi fare. Vado al bar con le mie amiche a prendermi un caffè. Non si può fare. Esco, vado a fare una passeggiata, non si può fare, tante cose non si possono più fare. E è l'ipocrisia di alcune persone, è quella là, è quello che ti fa più male, che ti fa sentire sbagliata. Però confrontandosi è bene che uno capisca che non siamo sbagliate, perché quando ti dicono non ti lamentare,
quando iniziano la frase con non ti lamentare, sapete che la casca l'asino. Voi lo sapete che la casca l'asino perché iniziano. Non ti lamentare perché tante persone vorrebbero avere un figlio e non lo possono avere. E quindi, cioè, mi dispiace per chi non può avere un bimbo, mi dispiace davvero tanto, però perché non mi posso lamentare? Devo pensare a tutti i bambini, a tutte le persone che non possono avere un figlio. È come ti iscrivi all'università, ti iscrivi a medicina, riesci a passare il test, ma non ti puoi lamentare per l'esame di anatomia che è difficile, non riesci a superare perché ci sono tante persone che hanno provato il test e non l'hanno superato. Quindi quando vi dicono non vi lamentate, voi lamentatevi perché non si dice ad una mamma non ti lamentare, perché tutti hanno il diritto di lamentarsi, ci sono persone che si lamentano per cazzate e mica glielo andiamo a dire, mica siamo lì col dito puntato a dire ti stai lamentando per una cazzata. E allora se una mamma si sta lamentando, che puoi lamentarsi, cioè il nostro lamentarsi sono sicura, dire sono stanca. Non, e questo non si può dire sono stanca. Sei stanca e che hai fatto? Che hai fatto? E tu che hai fatto? Tu da stamattina che hai fatto? Hai pulito la tua casetta? Perché ti piace tanto pulire casa, vero? E quello è il tuo unico hobby. Però tu puoi essere stanca, io no, è vero? Io non posso essere stanca. No, perché ci sono tante persone che vorrebbero un bimbo e non lo possono avere. Mi dispiace, sto dalla loro parte, sono pronta con loro a combattere. Però se io sono stanca, sono stanca. Non dire che sei stanca perché tu sei voluta tornare al lavoro, tu hai voluto lavorare. Per me potevi stare pure a casa. Per te, per me no. Per me no, per te potevo stare a casa, per me no, perché io non ce l'ho fatta a rinunciare al lavoro, ma non perché sono egoista, anzi io amo talmente tanto mia figlia, ma e ci tengo talmente tanto al suo benessere che ero consapevole che se solo fossi tornata al lavoro avrei acquistato anche la mia serenità e se solo io fossi stata serena sarei stata serena anche con lei. Ed è così. Io sono serena con Bianca, sono stanca, lo dico a me stessa, lo dico a voi, sono tanto stanca perché non è facile portare avanti una casa, una bimba e due lavori da sola, però ce l'ho fatta. Cioè, ora la strada, io beh, al compimento dell'anno mi sono augurata che la strada fosse in discesa ed è così. Bianca va a scuola, inizia a crescere, anche se ha un anno, è piccolissima, piccolissima. Però io lo vedo il cambiamento ed è la mia speranza e la mia aurea a cui aspiro. E quando, perché poi iniziano con, e quando fai così conta? Quando tu ti fai i cazzi tuoi? No, non lo chiedete mai, non lo chiedete mai per piacere, perché non si chiede, perché magari io non lo voglio, perché magari io sto bene così, perché magari il parto è stato talmente traumatico e mi ha segnato talmente tanto che dopo un anno io se ancora ci penso piango, quindi magari se tu ti devi fare gli affari tuoi, perché non sai io cosa sto vivendo in quel momento. Magari il rapporto tra me e mio marito non è più roseo, quindi non è detto che un figlio possa aggiustare la relazione. Ma poi, cioè, dove è scritto? Dove? Fatemelo capire, che fatto uno passano a due e poi a tre. Dove? Se io ne voglio uno, qual è il problema? È il tuo il problema, come è stato tu il problema che io non ho lattato, come è stato tu il problema che io sono tornata al lavoro, come è stato tu il problema che io faccio vedere i cartoni a mia figlia, che l'ho svezzata qua. Sono tutti problemi tuoi, è vero? La pausa pranzo è terminata e con questo spero a te, io vi saluto.